Salve, io sono Monkey Simon e siamo arrivati all'aggiornamento 16.40 della stagione 6 del capitolo 2 di Fortnite. Aggiornamento che a livello contenutistico non è che mi faccia tanto impazzire, le cose che sono state leakate e aggiunte ai file di gioco francamente non mi attirano, non mi dicono niente di che, a parte il backpack di Jonesy testone di pietra, no, quello di Medusa, ma potrei tranquillamente farne a meno. Poi vabbè, non parliamo di oro femmina che c'ha a che vedere con Mida, basta, mamma mia, non la sopporto più sta storyline, ammesso che se tratti di una storyline, perché vabbè. Mentre a livello dei gameplay sono state aggiunte tipo l'arma mitica, che è l'assalto primordiale, la nuova arma che teoricamente dovrebbe sostituire la doppietta esotica, però vabbè, ormai il gameplay di sta stagione è andato a donne dei facili costumi da parecchio tempo, quindi non ci confido neanche più che possa migliorare. Poi stiamo a fine season, quindi ormai stiamo in direzione season 7, non c'è più da sperare in chissà cosa. La stagione secondo me ha detto tutto quello che poteva dire, la maggior parte della storia ne è stata raccontata e ora si va verso le battute finali. Inoltre il gameplay adesso è, credo, totalmente in balia di queste settimane che cambieranno, tipo quella che, di fuoco che c'è stata fino a poco tempo fa. Primordiale è una gran ceppa, ormai non c'è quasi più nulla di primordiale. Non mi venite a dire, vabbè, ma adesso ci stiamo evolvendo, perché all'inizio della stagione è stato detto tutto quanto pian piano sta diventando più selvaggio, no, al contrario. Però oggi è martedì e quindi oggi dovrebbe arrivare un nuovo cosmetico della crew, per chi ovviamente è abbonato alla crew di maggio. E infatti è un caricamento che a quanto pare è il seguito del caricamento della volta scorsa, quello con l'orso di cui ho parlato in questo video qui. Questo fa capire che tutti quanti i premi del martedì di questa crew per tutto quanto il mese di maggio saranno a tema dell'orso che si trova in questa dimensione futurista. Il che non è una cosa che dovrebbe stupire, in quanto Fortnite a livello di lore ha sempre raccontato delle mini storyline, o anche la storyline principale, per mezzo dei caricamenti, è lore. E questo contenuto che dovrebbe essere extra, in realtà è più interessante della roba che tutti quanti potremmo vedere tranquillamente in gioco, aggiunta proprio in questo aggiornamento. Perché questa storyline dell'orso, come ho anticipato nel precedente video che parlava proprio del primo caricamento, potrebbe anticipare due cose, o una o l'altra o entrambe, e cioè la prossima skin della crew potrebbe essere qualcosa di futuristico e a tema proprio di questo orso. Magari una versione tipo mega futuristica, un cyber orso rosa, non lo so. Però intanto gli indizi fanno presupporre che sarà una skin femminile, perché le skin della crew si sono sempre alternate tra maschio e femmina, e potrebbe essere realmente futuristica in quanto tutte quante le crew stanno richiamando le vecchie stagioni del capitolo 1 passo dopo passo. E se quella che è uscita a maggio richiama vagamente la season 8, perché ci stavano i teschi, no, dei pirati, allora la prossima molto probabilmente sarà futuristica. E non è da escludere che potrebbe anche anticipare, essendo che la season 7 è a giugno e la skin della crew prossima sarà a giugno, che proprio la season 7 potrebbe essere futuristica o a tema alieni. Per quanto riguarda la crew, come ho già detto, potrebbe chiamare la season 9, e in più non avrebbe senso fare tutti questi caricamenti. Mi piace anche il fatto che finalmente ci sia un ponte per la prossima crew per mezzo delle schermate di caricamento che con la lore raccontano una storia sul come ci si arriva alla prossima crew, che quindi non sarebbero più poi delle skin casuali. Meglio così, meglio che abbiano un minimo di spessore narrativo piuttosto che essere dei personaggi anonimi vagamente belli. Invece questi caricamenti potrebbero anche soltanto preannunciare, farci assaporare in maniera molto lontana il tema della season 7, in quanto stiamo arrivando alla fine della stagione 6 del capitolo 2, quindi qualcosa potrebbe emergere a livello di indizi, anche se ultimamente non è che si è capito molto, tipo alla fine della stagione 4 e alla fine della stagione 5 cosa sarebbe arrivato dopo, ma alcuni ragionamenti logici li possiamo fare. Anzitutto la stagione 7 potrebbe essere a tema i 7, perché oh, sai, no, è stagione 7, i 7, che figo. E inoltre c'è ancora la storyline principale che è legata a Fondazione Jones. Dovrà succedere qualcosa a sto punto zero. La settimana 12 di questa stagione, a quanto pare, ha a che vedere con il punto zero, perché è stata leakata la lista delle sfide e ce n'è una a tema punto zero. Quindi la sfera potrebbe schiudersi dalla gabbia che attualmente lo contiene, o meglio la contiene. E ricordiamoci che la settimana 12 a livello di calendario è l'ultima di questa stagione, quindi potrebbe essere che dalla prossima patch potremo vedere il punto zero anche in tempo reale, con dei mini update che si schiuderà, tenterà di liberarsi dalla gabbia che attualmente lo contiene nella guglia. E lì spazio alla fantasia, chissà che potrebbe succedere, chissà quale altra dimensione entrerà nel mondo di Fortnite cambiando tutto quanto il tema della mappa, e lì appunto si potrebbe pensare alla dimensione futuristica, agli alieni, al mondo dei sette. Queste sono le prime speculazioni che possiamo fare con le informazioni che abbiamo in nostro possesso. Possiamo ancora soltanto vagare con la fantasia e inizieremo a vedere qualcosa di leggermente concreto soltanto alla fine
fine di questa patch o all'inizio della prossima, visto che la prossima sarà l'ultima e sarà quella che ci condurrà nelle battute finali della stagione. Quindi ora tocca a voi, cari Monkeys Monkeys. Se siete d'accordo con questa teoria, ne avete di vostre, scrivetemelo qua sotto nei commenti, come potete scrivermi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate dei nuovi items aggiunti nell'aggiornamento. Insomma, la sezione commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione. Come sempre vi ringrazio per il costante, infinito, incessante supporto che date al canale ogni giorno. Sapete che io vi ringrazio tantissimo e fatti dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Niente. Bravo Gualti.